E grazie per aver partecipato a questa nostra piccola conferenza stampa che verterà un po' sulla stagione passata della nostra società Accademia Calcio Lucera e su poi progetti, i programmi della prossima stagione. Come prima cosa volevo presentare il nostro staff, almeno una parte del nostro staff dell'Accademia, partendo dalla mia sinistra dal signor Vincenzo Parente, che è il nostro collaboratore. Dallo storico dirigente, il professor dello Spagnolo. Dal nostro tecnico responsabile anche di tutta la didattica tecnica dei ragazzi, che è il mister Michele Perna. Due entri della prossima stagione, quindi già vi lo possiamo annunciare ufficialmente che il tecnico per quanto riguarda il progetto terza categoria, che dopo vi andremo a spiegare, che è qui presente, Giuseppe Todaro, il signor Giuseppe. Allora, dopo aver il presidente che sono io, solo sulla carta, qui non esiste gerarchia, siamo tutti sullo stesso livello, decidiamo tutti insieme e per fortuna abbiamo sempre deciso di comune accordo, almeno nell'ultimo periodo. Vero o sbaglio? Dall'inizio abbiamo sempre trovato sintonia. Allora, prima cosa parlare un po' della scorsa stagione, che come ben sapete è stata una stagione travagliata sotto l'aspetto dei viaggi, e qui lo possono testimoniare i ragazzi che sono qui presenti, ma entusiasmante sotto l'aspetto dei risultati, che sono strettamente collegati ai sacrifici che hanno dovuto fare questi ragazzi. Quindi quelle piccole vittorie, piccole o grandi che siano, hanno un sapore totalmente diverso, nettamente diverso, perché vengono da un sacrificio davvero forte, perché vi parlo del primo punto fondamentale, che è stato quello del campo. Non avendo a disposizione lo stadio comunale, i nostri ragazzi, per quanto riguarda le fasce di età più grandi, si sono sobbarcati dei viaggi davvero notevoli. Mi lascio immaginare che ci allenavamo con una cadenza di almeno due volte a settimana su Casalnuovo Monterotaro, che dista 35 km, quindi 35 ad andare, 35 a tornare. I ragazzi erano costretti a fare 70 km al giorno per andarsi ad allenare, quindi il sacrificio è maggiore. Immaginate, sempre compatibilmente con gli studi, la ragazza, l'interrogazione e tutto quello che c'è, e impegni anche extra calcistici. Quindi posso ben dire che hanno fatto un grande sacrificio. Per quanto riguarda i piccolini, non avendo, ripeto, a disposizione lo stadio comunale, abbiamo avuto come valvola di sfogo il campo della parrocchia di Lucera 2, che ci è stato messo a disposizione, e per questo motivo lo ringrazio personalmente, Don Raffaele, il campo della chiesa di Lucera 2. Per un certo periodo, date le difficoltà, siamo stati costretti anche ad utilizzare la struttura di San Pio X a pagamento, logicamente, però nello stesso tempo, insomma, si è messo a disposizione anche il presidente del San Pio X, seppur a pagamento. Come diciamo, anche il centro sportivo Casanovo. Ah sì, no, dimenticavo il centro sportivo Casanovo, che è stato sede del ritiro precampionato delle categorie allievi e giovanissimi. Diciamo, il filo conduttore di questa nostra conferenza stampa non deve essere la polemica, quindi cercheremo di essere meno polemici possibili, perché sicuramente qualcuno di voi si aspettava la conferenza stampa dove si sparava a zero contro chi ci ha messo i bastoni tra le ruote, gli amministratori o altre società, tutto quello che è. Però evitiamo le polemiche, vogliamo parlare sostanzialmente di quello che è stata la vecchia stagione, di quello che sarà la prossima stagione. E quindi partiamo dalla stagione passata, che come ho detto prima è stata una stagione entusiasmante. La nostra società è stata trainata dalla categoria allievi, che vedo qui dei rappresentanti della nostra società, che si sono fregiati del titolo di campioni provinciali. Oltre a vincere il girone,
hanno trionfato anche nelle buonasera, hanno trionfato anche nelle semifinali e nella finale provinciale, quindi vincendo il titolo provinciale. Sempre per gli allievi hanno ben figurato, come potete vedere lì dalla mia destra ci sono tutta una serie di trofei, un torneo nazionale a Milazzo, dove oltre alla coppa della prima classificata hanno ricevuto anche il premio di migliore squadra, che comprende anche la squadra della coppa disciplina e prima disciplina, nonché il miglior giocatore per il nostro tesserato, che è stato Luigi Florio. Per quanto lì che non c'è, altra cosa fondamentale, e forse come ho già detto in altre occasioni, il titolo che più abbiamo apprezzato noi come staff dirigenziale è stato il premio disciplina nella categoria giovanissimi. È un aspetto dove noi continuiamo e lottiamo quotidianamente con i nostri ragazzi, su cui battiamo molto, cerchiamo di inculcare insomma il concetto di fair play, il concetto della disciplina nella maniera più forte possibile, quantomeno ci proviamo. Per fortuna abbiamo evitato spiacevoli equivoci, spiacevoli episodi, quindi insomma siamo comunque soddisfatti, possiamo tranquillamente dire che i nostri ragazzi hanno un livello di disciplina, un livello di fair play molto strutturato, non indifferente. Per questo, quindi, dati i nostri risultati sportivi, siamo anche orgogliosi di comunicare che abbiamo quotidianamente dei contatti, specificatamente il mister Perna, hanno delle richieste per alcuni ragazzi che hanno ben figurato nei campionati e quindi potrebbero avere un'occasione sicuramente più importante per le prossime stagioni. Siamo convinti di aver lavorato bene, lo dimostra anche il fatto che abbiamo messo su un piccolo centro estivo all'interno di una manifestazione che già diciamo, va avanti da parecchi anni, come l'estate ragazze, l'estate vacanze a Casanova. Abbiamo messo su un centro estivo dell'Accademia e abbiamo capito che insomma, c'è grande interesse, i ragazzi continuano a praticare calcio anche nei periodi estivi. Questo a testimoniare il fatto che abbiamo lavorato bene, i ragazzi sono affezionati a noi, ci vogliono seguire, quindi cercheremo sempre di offrire maggior numero di stimoli, di sfoghi per i nostri, iniziative per i nostri ragazzi. Altro punto importante che voglio sottolineare è un ringraziamento particolare ai nostri sponsor. Sappiamo benissimo che il momento storico di Lucera, lo testimoniano anche i risultati delle altre società, è difficile, non è facile fare calcio come una volta, non ci sono i soldi di una volta, non ci sono gli sponsor di una volta, quindi per quelle poche aziende, quelle poche attività che ci vogliono sostenere, fanno davvero uno sforzo notevole. E quindi abbiamo avuto quest'anno la collaborazione della Edil Vecchiarino, applauso. Abbiamo qui il rappresentante della Edil Vecchiarino. Illegale. Oh, aspetta che io sono come il rappresentante. Faccio da supporto. Fai da supporto, come al solito. Abbiamo avuto la mano del gruppo Olivieri. Gli sponsor che sono l'azienda Petruccelli, l'Altile SRL, la Sud Elettrica. Ripeto, gli sponsor hanno una valenza fondamentale, perché il nostro staff per questa stagione, e se ce ne fosse la necessità anche per le prossime stagioni, ha messo a disposizione il proprio lavoro, la propria passione a costo zero. Qui, come ci vedete tutti quanti insieme, non abbiamo percepito un euro, e lo possiamo dire ad alta voce, siamo orgogliosi di questo, perché è facile dire dai, domani dobbiamo organizzare una partita, io vengo, mi prendo 2 ore di ferie da lavoro e mi dedico ai ragazzi. Farlo per un anno sano, tutti i giorni, partire alle 3 del pomeriggio, rientrare alle 8 la sera, Casalnuovo, chiesa, partite, tornei, vi posso garantire che è uno sforzo non indifferente. Quindi solo chi ha passione, chi ha amore per i ragazzi si può sobbarcare questo impegno. Ultima cosa, mi piacerebbe provare a instaurare un rapporto
rapporto diverso a Lucera tra le società. Lo stiamo dicendo da parecchio tempo, ma oggi abbiamo avuto l'ultimo esempio che non è così, si corre sempre a rubare il ragazzo dalla società avversaria, è la cosa più scorretta, si corre sempre a diffamare il lavoro delle altre società. Noi siamo tra quelli che proponiamo un grande clima di fair play, sappiamo che è il derby. L'aspetto sportivo non lo possiamo cambiare, è bello anche che i ragazzi sentano il derby, la sera prima del derby io mi sento tramite messaggi con i ragazzi ed è bello sentire quelle emozioni, quell'adrenalina prima del derby, lo provavo io da ragazzo, figuriamoci loro. Però tutto non deve poi sfociare nella partita della vita o in chissà che grande battaglia. Quindi, ripeto, mi piacerebbe avere un rapporto più di collaborazione con le altre società, però posso riscontrare che non è facile, quindi invito pubblicamente le altre società di Lucera che fanno settore giovanile come noi a provare ad essere leggermente più corrette, perché non è bello fermare per la strada un ragazzo e dire dai lascia stare l'accademia, l'anno prossimo vienitene con noi, quelli così. Io personalmente e i miei collaboratori non ci siamo mai permessi di fare una cosa del genere. Noi siamo consapevoli delle nostre qualità come staff, se qualcuno ci apprezza, sa dove trovarci, sa dove venirci a beccare, si viene e si iscrive. Non mi sono mai permesso e mai nessuno di noi si permetterà di fermare per strada un tesserato di un'altra società e dire non andare l'anno prossimo là, che vai a fare, vieni con noi. Addirittura quest'anno abbiamo avuto anche un nostro tesserato che in una partita ufficiale si è presentato in panchina con una squadra avversaria, quindi vi lascio immaginare che cultura sportiva possono insegnare ai ragazzi. Adesso due parole per quanto riguarda la prossima stagione, poi lascerò la parola ai miei collaboratori, se no dicono che parlo e faccio sempre tutto io. Ma voi vi divertite perché dico tutto io, la prossima volta io mi siedo di fianco e poi parlate. Allora, innanzitutto c'è l'onore di partecipare ai campionati regionali con gli allievi. Abbiamo un bel gruppo, speriamo di ben figurare e quindi ci confronteremo la domenica mattina, quindi il sabato si va a letto presto, ci confronteremo con realtà che sappiamo che sono più grandi, più pronte di noi, fanno attività da più anni, però sappiamo benissimo che non sfigureremo, siamo consapevoli della qualità dei nostri ragazzi. Proveremo e ci sono ottime possibilità di fare i regionali anche con i giovanissimi, perché la federazione prevede dei punteggi, l'aver vinto il titolo di disciplina nella categoria giovanissimi dà un punteggio molto molto alto e quindi potremmo anche avere la possibilità di fare i regionali con i giovanissimi. Io penso che ci sia realmente la possibilità di farlo. Il tutto è come tutti i genitori che ci fermano per strada, tutti gli appassionati che ci seguono, il tutto è legato al campo. Noi dobbiamo assolutamente risolvere il problema del campo per la prossima stagione. E per questo abbiamo raddoppiato, cioè non è che facciamo un passo indietro, siamo in difficoltà e allora facciamo meno categorie, facciamo meno attività, no, noi aumentiamo l'attività, a testimonianza proprio del fatto che si può fare, cioè vogliamo capire, me lo sono scritto anche qui, il perché. Questa è la grande domanda che noi ci facciamo, per quale motivo l'Accademia Calcio Lucera non può entrare allo stadio pubblico? Io vorrei sapere il motivo. Siamo giunti, prof, se non sbaglio, alla quinta, sesta richiesta. Senza risposta. E l'amministrazione non ci ha risposto. Ci potranno rispondere, il campo è occupato, sarà occupato in una fascia d'orario. Io non ho mai visto mister Todero, mister Perda, voi siete mister più vecchi, anziani di me, una squadra che si allena dalle 2 alle 8 la sera. Esiste? No. Quindi se una squadra si allenerà dalle 3 alle 5, dalle 5 in poi il campo è libero. Porto sempre l'esempio quando mi dicevano lo stadio comunale si allena la prima squadra, poi c'è il Foggia, il campo è occupato. Non è assolutamente vero, abbiamo l'esempio di San Severo dove si allenano 4 società e soprattutto io porto sempre l'esempio del comune di Brindisi. Il comune di Brindisi ha risolto il problema delle strutture sportive con dei ticket sportivi.
All'inizio dell'anno si invitano tutte le associazioni di ogni genere, questo mi allaccio anche al palazzetto dello sport. La settimana scorsa abbiamo fatto un'esperienza con la nazionale di calcio a 5 ad Orsara di Puglia. Siamo andati nel palazzetto che ha ospitato anche il basket, come ben sapete. Siamo arrivati, giocavano a basket. Dopo 10 minuti è finita la partita, siamo entrati noi con il calcetto. Abbiamo fatto la finale di calcetto, il tempo di fare la doccia, io sono uscito dalla doccia e mi sono ritrovato a scuola di ballo. Tutti gli anziani del paese che ballavano. Questa è una grande lezione che ci danno. Loro stanno buttati lì su a Orsara, a Sant'Agata di Puglia. C'era un palazzetto così pieno di gente, perché? Perché davano la possibilità di fare attività. Quindi mi allaccio anche al palazzetto dello sport. Io non vedo perché a Lucera debbano morire delle iniziative come il calcetto, che è nato ed è morto, perché? Perché non aveva la struttura. È nata l'idea del rugby, c'erano appassionati che volevano mettere passione e soldi, è morta, perché? Perché non gli hanno dato la struttura. Qualcuno vorrà far morire anche l'accademia, ma non ce la faranno, perché come abbiamo dimostrato la strada ce la sappiamo trovare. Quindi la mia domanda a nome di tutti è perché, vorrei capire perché. Poi retroscena non è il momento adatto per raccontarvi, io il perché lo so, me lo tengo per me. Non è il momento per dirle, abbiamo detto non vogliamo fare polemiche. Quindi io sono convinto che anche proprio per dare una mano alle strutture comunali, più associazioni, più società entrano, più le strutture possono vivere. Se all'interno dello stadio comunale entrano due o tre società di calcio, anche la società di rugby o la società di calcetto o il volontariato X, l'associazione che si prende la stanza per un altro motivo, la struttura si regge facilmente perché ha dei costi, si mette personale, la guardiania, la pulizia, il magazziniere, si creano anche posti di lavoro. Quindi non capisco perché lo stadio deve essere utilizzato da pochi, due o tre ore al giorno, poi si chiude e basta. Ma per quale motivo? Questo vorremmo saperlo. Penso di aver detto velocemente un po' tutto, voglio lasciare velocemente la parola ai miei collaboratori, se hanno voglia di dire qualcosa, sicuramente partiamo dal più giovane. Tu hai dimenticato qualcosa? No, relativamente hai detto raddoppiamo, però non hai detto in che misura raddoppiamo. Bravo, buonasera. Raddoppiamo perché abbiamo deciso. Vi spiego anche perché, sostanzialmente per dare una continuità al nostro progetto abbiamo deciso di iscrivere una squadra alla terza categoria, al campionato provinciale di terza categoria, con l'obiettivo di dare la possibilità ai nostri ragazzi che vengono fuori dal settore giovanile di poter continuare a divertirsi. Quindi quella è la cosa che ci ha spinto sostanzialmente, e qui avevo il nostro tecnico Giuseppe Totaro che insomma si butterà in questa avventura fatta di giovani, perché come società abbiamo deciso di fare una rosa molto molto giovane, cioè l'obiettivo è far giocare i ragazzi del posto di Lucera e soprattutto giovani, perché quando si finisce la categoria allievi e i ragazzi non hanno più la possibilità di giocare, che fanno? Dove vanno? Prendono altre strade. Se noi li riusciamo a impegnare con lo sport e con il calcio, probabilmente quell'altra strada è difficile che la prendano. Quindi l'esigenza è nata da quello, per quanto riguarda la terza categoria. Quindi si raddoppia il nostro impegno. Prego, Pro. Oh, per quanto riguarda, diciamo, fai tu le domande. Gli allenamenti, no, cioè io vorrei che fosse qualcuno della stampa che proponesse qualche domanda a cui poter rispondere. Sicuramente lo faranno adesso. Io a completare la situazione è quella. Quindi abbiamo, cioè, Chico ha illustrato benissimo quello che è stato e quello che si pensa di dover fare l'anno prossimo, con l'aiuto di quello che c'è, la struttura e il campo che serve. E noi ci stiamo attivando in tutti i modi per cercare di avere delle risposte e soprattutto di trovare una struttura in cui questi ragazzi possano fare allenamento. Perché se non possiamo fare allenamento, rifare sacrifici come abbiamo fatto quest'anno,
cioè per noi sì, lo vogliamo rifare, però i ragazzi sottrarre ore allo studio, sottrarre ore alla famiglia, così, i genitori giustamente se fanno allenamento a Lucira, mezz'ora, due ore di tempo che stanno a casa, mentre se devono andare a casa al buio devono modificare almeno 4-5 ore perché l'andata e ritorno, le due ore di allenamento, e quindi soprattutto per la, con la viabilità che possiamo. Con la viabilità che poi quella è quella che non è. I costi in particolare. È i costi in particolare che. Quindi cioè, per me io sono. La cosa principale è il problema stadio, ecco, questo è la. Risolvere il problema stadio. Risolvere il problema stadio. Due parole sull'aspetto tecnico, meglio di te. Niente, queste grandi soddisfazioni che abbiamo avuto in questa stagione danno senso alla vita, al sacrificio. Quindi è un messaggio da dare ai giovani in questo momento così delicato, cioè l'opportunità di capire le difficoltà della vita, che sono queste, dello sport, però si affrontano con un certo interesse, con un certo modo di raggiungere dei risultati, e ci porta oggi a godere di questa gioia che è immensa per me e per i ragazzi. Grazie. Voi siete stati abbastanza esaurienti, quindi voglio dire, l'aspetto sul quale ovviamente dobbiamo un po' tutti quanti impegnarci, ovviamente il discorso struttura, perché mi sembra la cosa prioritaria per tanti punti di vista, per il discorso economico, per il discorso logistico. Insomma, ritengo che riuscire a poter fare attività sulla struttura di Lucira sarebbe, diciamo, la partenza migliore, perché poi le cose si svilupperanno di conseguenza. Quella è la base dalla quale partire. Poi tutto il resto, insomma, abbiamo, penso, io forse l'aspetto tecnico è relativo, perché abbiamo comunque la fortuna di avere persone che sono abbastanza competenti, fra dirigenti che sono molto esperti in materia di regolamenti e discorrenti, fra i tecnici abbiamo il decano dei tecnici che è il nostro caro Mister Perna, che è una vita che ha dedicato al calcio, quindi voglio dire, per quanto riguarda le competenze tecniche siamo messi bene. La passione. Quella è la prima cosa. Ne parliamo. Senza quella la ricetta non si va da nessuna parte. Speriamo di trovare. Penso che un minimo di serietà anche ci sia, perché i risultati che sono arrivati sono sotto gli occhi di tutti, e quindi insomma i presupposti mi sembrano positivi. Mi sembrano positivi. Ok, Vincenzo, come al solito, non vuole dire niente. Vincenzo risponde con i fatti, penso di aver detto più o meno tutto, quindi rinnovo il ringraziamento a voi per aver partecipato, rinnovo l'invito se c'è qualcuno di voi a entrare, a partecipare con noi, a darci una mano. La nostra società è aperta a tutti, chiunque è appassionato di calcio e sa di poter condividere con noi questo progetto è ben accetto. Una mano non si intende economica, è una mano come dirigente, come passione, come chi se la sente di venire in panchina con noi, chi se la sente di accompagnare i ragazzi. Si sa, chi ha fatto calcio sa benissimo che cosa significa portare avanti una società. Quindi l'invito che rinnovo è questo. Per quanto riguarda le cose strettamente, è arrivato pure Giuseppe. E qua se poi, e questa è un piccolo tono polemico, io spero di risolvere la questione del campo. Nel caso in cui la questione campo non si risolva, io invito pubblicamente chi ci dice di no e chi ci mette i bastoni tra le ruote, se ne ha voglia di avere un confronto pubblico e non privato, un confronto pubblico, si hanno il coraggio di organizzare un confronto pubblico e dire davanti alla gente per quale motivo, oppure rispondere alle mie domande, per quale motivo ci vietano lo stadio. Noi l'anno scorso abbiamo avuto grande pazienza, siamo andati a più di una riunione, siamo stati presi in giro per più di una volta, siamo stati zitti, forse fin troppo educati, e siamo andati via. Quest'anno non abbiamo la stessa forza e la stessa voglia, quindi
nel caso in cui abbiamo proposto, abbiamo protocollato già due richieste e le due richieste nessuno ci ha risposto, voglio vedere se hanno il coraggio di sedersi qui a Piazza Duomo, Francesco Russo e l'amministrazione, o chi deve rappresentare o chi deve decidere di fronte a me, se hanno il coraggio si siedono e mi devono dire perché. Il giorno in cui mi diranno perché, io alzo le mani, chiedo scusa, mi giro e me ne vado. Però devono avere il coraggio di farlo, non davanti a me, perché davanti a me sì sì Francesco buongiorno, abbiamo risolto, lo facciamo domani, ti chiamo, ti abbraccio, ti bacio e stiamo ancora qua. Quindi la prossima volta ti abbraccio, ti bacio, oppure abbiamo risolto, la prossima volta lo dobbiamo fare davanti a tutti, davanti a voi. Voglio vedere se hanno il coraggio per farlo. Comunque basta la polemica. Adesso volevo aprire un po' se gli amici della stampa ci volevano chiedere qualcosa, se hanno qualche curiosità, e rinnovo il grazie per aver partecipato, per anche gli articoli che avete diffuso nel corso degli anni e della passata stagione. Sappiamo che insomma ci siete vicini. Costa, inizia da te, vuoi rompere il ghiaccio? Voi parlate del caso, sono più giustamente perché ha intubato le vicine, però da quello che si è appreso, almeno da quello che mi è arrivato all'orecchio, pare che l'intenzione dell'amministrazione comunale, anche della tecnostruttura, sia quella di fare una revisione anche alla luce di quella che è stata la polemica del nostro consiglio comunale. Un consigliere comunale ha fatto una interrogazione su un impianto sportivo in particolare di questa città, quindi ci sarebbe la volontà di rivedere come quell'impianto viene gestito e perché, e se è nel caso di rimetterlo nella disponibilità della città stessa e quindi delle società che la compongono. Quindi la domanda è solo la battaglia per il campo sportivo di Mazzini, o può essere che, faccio un esempio, la dico per assurdo, se si apre una strada verso il San Pietro, voi potreste andare anche lì? Allora, lo spirito che ci ha spinto quest'anno è lo spirito del buon senso. Sappiamo benissimo che San Pio X, nonostante sia una struttura comunale, comunque è la casa di un'altra società sportiva. Che senso ha domani mattina svegliarsi e fare una battaglia per avere San Pio X quando sappiamo che poi possiamo creare un problema a San Pio X? Noi lavoriamo in un'altra maniera. Cioè non è che io domani mattina faccio la battaglia per avere San Pio X, mi frego la struttura e buonanotte. No, ma se abbiamo lo stadio comunale, per quale motivo dobbiamo andare a fare la battaglia con San Pio X? Che poi ci sono tutti i risvolti San Pio X, struttura comunale, utilizzo, non utilizzo, quello è un altro discorso, è una cosa qui che a noi non compete. Però comunque sia bisogna essere oggettivi, cioè sappiamo benissimo che San Pio X è una struttura dove c'è un'altra società che lavora e fa scuola calcio. Ed è giusto che debba continuare a lavorare e a fare scuola calcio. Sappiamo che possiamo avere un'altra valvola di sfogo in maniera molto molto semplice e c'è la possibilità, quindi batteremo su quello, penso. Giusto? Silvio? Ma vedete, si parlava di decani, quindi qua è stato uno che ha seguito un po', non per da parecchi anni, tutte le vicende calcistiche che ho dato, quindi Mr. Penna e altri possono andare avanti. Però ormai siamo a un punto lì, bisogna ritornare da zero. Io ho detto un'altra riunione che la società US di Roma, voleva mettere in atto tutta una storia di costruzione diversa. Sì, mi sono stato abbastanza chiaro. Ne avevamo visti già di film di quel tipo là, tanto che poi la realtà ci ha dato ragione, perché la città soffre di tante cose e particolarmente in questo campo ormai bisogna cominciare a partire da più o meno come state facendo voi probabilmente. Ho sentito terza categorista, cosa già mi ha fatto un po' dolore di pulito, insomma, perché significa davvero poi ripercorrere le strade che hanno portato a qualche situazione un po' delicata. La cosa che voglio chiedere non è un intervento di fare domande, poi si vede la realtà, è un sabato assolato di giugno, con una partita che è stata da 10 minuti per iniziare a vedere tutti questi ragazzi, qua dentro si è già un sintomo di serietà da un punto di vista di attività, questo si induce a ben riflettere per il dopo. Però la cosa che voglio dire è questa, la situazione è critica, no? Io ho assistito pure quando abbiamo fatto l'incontro con voi sulla struttura di Gera, anche sul palazzetto, ci sono vari interventi. Qua bisogna uscire fuori un po' dalle solite storie di conflitti tra poveri, perché non abbiamo più bisogno di questo aspetto. Che cosa voglio dire? Voi dovete fare in modo, io più che altro è una sollecitazione, a portare avanti più che una richiesta semplice, un decreto di disponibilità del campo, mettere sulla richiesta quello che è stata l'attività, quello che i vostri propositi saranno, le idee, quindi dei progetti,
capire che cosa gravita intorno a questa società, quindi con tanti ragazzi e tante famiglie che stanno presso, dire questa è la realtà, si vuole soffocare una realtà di questo genere perché l'uccello non posso più avere, però siccome tu mi dici che San Severo stanno quattro società su un campo, da altre parti tu state di dare anche una progettualità per dire se ci sono interessi di un'altra società che farà campionati superiori, che qui ancora è tutto incerto sotto questo versante, siate di trovare i giusti assetti, le giuste disponibilità perché si porta avanti con tranquillità. Poi ci sono dei campionati che farete voi, i campionati che faranno gli altri, si devono trovare la questione che secondo me parte della politica è la gestione del campo, perché le disponibilità si possono portare, bisogna vedere se le società poi che dovranno disporre del campo sono destinate ad avere una guardiania unica e quindi lasceranno dei costi, perché se il comune non si potrà soggettare dei costi di manutenzione, facciamo un esempio. Sicuramente non noi dobbiamo fare. Scordarci secondo me quello che è avvenuto nel passato, dove il comune dava tot migliaia di euro affinché si avesse il campo, perché questa cosa non c'è più. Quindi sto coso che ha portato avanti, e grazie anche al comune, alle società che hanno fatto grandi sforzi e sacrifici, perché non bisogna mai disconoscere quello che è stato in passato, anzi. Però oggi siamo a un punto zero, anche per il calcio dilettantistico, perché questi mi suonava un posto fatto la terza categoria, io lo dicevo a alcuni allenatori di questi campionati, di alcuni, dovrebbe cambiare anche la struttura del campionato dilettantistico. Adesso si fanno giocare tre fuori quota e 10, io farei giocare 10 ragazzi e 2 fuori quota di carattere alto, perché il calcio dilettantistico non può più sopportare per le crisi che ci state tutti, costi di stipendi 2-3 mila euro a giocatori che ormai hanno fatto il loro tempo. Io lo dico, sono anche quelli valvole di sfogo per la gente, ma ormai non si può più. Da adesso, negli ultimi 2 anni in questa città, e noi due, con qualcun altro, siamo stati chiamati alla fase finale del campionato, all'ultima partita utile per salvarsi e salvare un po' la dignità di questa città, che là si portava il nome di Torre Maggiore, perché i giocatori non volevano scendere in campo per questioni economiche. Ci hanno dato un comunicato, noi anche lì siamo stati forse non attenti a dare quel comunicato, abbiamo anche invogliato i ragazzi a difendere la loro onorabilità, ci siamo riusciti per certi versi, però questa storia non basta, insomma. Bisogna capire che se si devono fare campionati di un certo livello, se non, però partendo dalle basi, costruendo dei milani e partendo dai campionati dei ragazzi, non c'è, non può avere una squadra di promozione in dilettantismo, assolutamente non è un problema, il problema è che ci sia questa valvola di sfogo dove tutta questa gente possa fare sport, poi il palazzetto è un'altra storia, però la politica, se riescono ad essere avveduti per il dopo, io sono convinto che le buone ragioni possono essersi in campo. Noi possiamo fare da tramite a sollecitare anche non il dibattito pubblico, ma incontri dove le varie potenzialità cittadine siano messe in mostra e chi di competenza non faccia la distinzione di sorta di il problema è politico. No, tu l'hai detto, io non voglio, non lo so il motivo, non voglio sapere. Io posso avere un'idea politica e posso fare una giornata di calcio. Questo non mi deve indurre ad avere degli ostracismi per quello che può essere da parte. Io sono stato soddisfatto, ho detto, li ho seguito nell'ultima parte menzionando quando è stato il tiro per la Gazzetta a disposizione, perché seguo lo sport e basta, cerco di disinteressarmi di altre cose volutamente, però cercheremo, a parte i risultati sono a porta della ragione. La cosa importante, lo dico, è la disciplina. Se veramente i premi che mi daranno maggior soddisfazione è quello disciplinare, siamo soddisfatti tutti, perché le nuove generazioni, qua ci stanno anche i ragazzi, mi raccomando. Non è che si può andare avanti in un certo stato di situazioni, lo faccio perché dei figli grandi e tutto, bisogna ritornare alle cose semplici e a godere anche delle vittorie in campo e tutto quello che ci può. Poi non arriva, ma almeno si dimostra di avere sportività e loro. Se si continua su questo, io vi auguro davvero per quanto mi riguarda, anche per i colleghi, saremo sempre attenti, daremo anche la possibilità di riportare queste nostre. Tu hai detto non vuole essere polemico, ma qualche polemica l'hai accesa, se tu non hai capito, potremmo parlare tante di quelle cose che hai detto. No, ma io volevo fare due cose. No, sarebbe distruggere, perché dovremmo ricordare. Allora bisogna, qui qualche volta io ho ricevuto pure la crisi, sapendo tante cose con i miei colleghi di stipendi non pagati, non abbiamo mezzo una sostenibilità. Quello significa non parte civile, cioè essere deontologicamente, no, perché si cercava veramente di dare indirettamente la cessa, venivano a 10 giocatori che ci hanno detto e poi li dovete scrivere, non lo facevamo pure, però siamo stati attenti a non distruggere, questo significa non fare la propria parte, mi pare che questa qui la schiena dritta l'ha sempre tenuta per quanto riguarda, e quindi speriamo che sia un'altra storia, un'altra bella storia con tutte le altre società, perché non bisogna disconoscere anche i meriti degli altri, i sacrifici che tutti voi fate, poi la collaborazione tra voi, qualche precisazione, uno per così non ti faccio grattare,
sì, perché la terza categoria se ti può interessare. Come mister noi ne abbiamo già parlato e sarà un progetto massimo 24-25 anni. Uno. Due, non esistono stipendi. Tre, ragazzi della, soprattutto del nostro settore, ragazzi del nostro, settore giovanile. Sappiamo anche la qualità, quindi la fate, quindi non è progetto, ma no, la terza categoria si farà sicuramente. Anche noi quest'anno abbiamo avuto 7, faccio l'esempio, abbiamo 7,95, l'anno prossimo non possono giocare più negli allievi. A noi dà fastidio abbandonarli, per quale motivo? Se in mezzo a questi 7 c'è qualcuno che si può giocare la carta X in qualche società maggiore, è bene, altrimenti no. Cioè a noi fa piacere portarli avanti, quindi per questo noi non abbiamo come idea di fare la società che poi in futuro dobbiamo fare, promettere stipendi o chissà che i grandi voli pindalici, no, non esiste. Quindi progetto giovani, progetto sostenibile dal nostro momento. Fondamentalmente non è legato al discorso obbligatorio dei risultati, quindi è un modo proprio di operare, di lavorare per far crescere più i giovani. Questo è l'obiettivo che la società si è prefissata. Non è fare terza categoria per guadagnare la seconda, può guadagnare la prima. Se arriva tanto meglio, se non arriva non è che. Per i ragazzi, per continuare a far divertire i ragazzi. Volevo fare una considerazione a quello che ha detto prima Silvio, relativamente al progetto da presentare alla. Una cosa che abbiamo già fatto, tra le varie richieste, in una richiesta noi abbiamo presentarcelo qua, il progetto di gestione del campo con i costi che dovevano essere. A questo progetto non abbiamo avuto nessuna risposta. No, io parlavo di un progetto proprio di come siete strutturati voi, di quanta gente servite e tutto, perché loro devono avere la carta in mano di cosa fate realmente. Poi il progetto della gestione del campo spetterà all'organismo amministrativo. Sì. No, dico, il progetto ce lo possiamo fare adesso. Questi siamo noi, questo vogliamo fare. Quindi diciate la disponibilità. No, io volevo solo dire, scusa, ma tu non hai portato un'ombra, che devo fare? Capito? No, diciamo un progetto di quello che volevamo fare, noi l'abbiamo presentato. E non c'è sta dicendo noi siamo questi adesso possiamo fare questo. Abbiamo fatto questi e possiamo aggiungere, cioè volevo dire. Poi per la gestione sarà un discorso complessivo tra chi deve la gestione è logico, perché noi nella gestione quelli che sono i costi portando dei costi, perché qui volete capito, il privato deve gestire Silvio, e lo ripeto per l'ultima volta, poi non lo dico più, ricordate che a noi hanno rifiutato 6.000 euro che volevamo dare per gestire, accordo fatto, aspettavo la chiamata per mettere nero su bianco, è venuto Dino Fenuto a casa e mi è venuto a dire lei non si può fare niente perché l'assessore X ha detto che o entrate nella società del Torre Maggiore o niente, quindi questo è l'assessore e appunto è passato, lo chiudiamo, quindi noi siamo disposti ai costi, quelli che sono, noi abbiamo pagato a casa nuovo 540 euro per tutto l'anno, due allenamenti alla settimana e per tutte le partite. Hanno le tariffe e noi ci siamo mantenuti alle tariffe. Ci hanno pagato le tariffe qui. Perché il Comune di Lucerna? Perché il Comune di Lucerna non mette i tariffe? E ognuno, tutte le società possibili immaginarci vanno a mangiare. Infatti io me l'ero segnato questo discorso, che noi con questi è da intendere l'utilizzo dello stadio a titolo o nero. Rosso, non è che vogliamo cioè, non esiste più i tempi della convenzione, non esiste più il comune che deve dare il contributo, mi deve pagare l'acqua, la luce, non esiste. Perciò io dico nello stadio è meglio se entrano quattro società e non una. Che se la bolletta esce da un euro saranno 25 centesimi ciascuno. E 25 centesimi ciascuno è sostenibile per tutti. Ok. Quando io poi vedo che qualcuno non riusciva ad andare avanti per problemi economici, io mi domando perché le nostre 6.000 euro non sarebbero state comode? Posso chiedere? Sbaglio? Che mi vengono in mente questa cosa. Cioè voi da società pura, dove siete oggi, intenzionate adesso a seguire cambiare la diretta adesso, diciamo terza categoria. Sì. Siccome dall'altra parte c'è una società che tenta tutti i costi, si rimane a rimanere in carcere del tradizionale, non c'era, non sappiamo come stanno le cose. Non si può trovare anche qui, tu parlavi di una sintesi complessiva dove il settore per esempio giovanile lo gestirebbe l'Accademia Calcio e cambiando il tradizio se sarà promozione o non sarà niente, questo non lo sappiamo ancora,
ci fosse una sinergia di questo tipo, non sarebbe manco negativa, tanto con l'interesse con diversi piani sarebbe un guaio attivo. Non so se hanno partecipato ai campionati, hanno giocato con la ragazzi. Ci sarebbe un problema di regolamento, perché se domani mattina dovesse unirsi l'Accademia Calcio e la S di Torre Maggiore, come si chiamerà? No, dovrebbe chiamarsi nella migliore delle ipotesi a S di Lucera, che è la società che ha fatto un campionato giovanissimo, quello che sarà. Unirsi bisognerebbe fare una fusione sotto il nome dell'Accademia, per esempio, in maniera tale da non perdere i titoli. Perché se io domani mattina mi vado a unire con il soggetto X, perdo i titoli regionali dei ragazzi che si sono conquistati, quindi già ci sarebbe il primo problema dei titoli da affrontare. Seconda cosa, che le società sono fatte di uomini. E forse sono disposti a pagare il titolo per uscire? A portare avanti il progetto promozione? Assolutamente no. Ma per quale motivo? Perché non c'è, io sono convinto del fatto che a Lucera oggi non si può sostenere un campionato di promozione. Allora, o io dico alla città... Mancanza di volontà, di fondo. Aspetta. Per mancanza di volontà e per... Però Dario, a Lucera, negli ultimi 10 anni, facevamo 13 paganti. E lo sai benissimo. 13 paganti dallo stadio, campionato di eccellenza. Io sono pagante. Allora, sei uno dei pochi, perché gli altri non pagano nessuno. Ok, quindi mi riallaccio a prima, le società sono fatte di uomini. Allora, noi abbiamo fatto quest'anno tutti questi sacrifici, abbiamo portato avanti questo bel progetto, perché io con Giuseppe, non è stato con noi, ma è come se lo fosse stato, con Michele parliamo la stessa lingua. Se domani mattina incontro con Silvio e Silvio mi dice che Chicco Russo se vuole fregare i soldi, e come ho detto a tutti quanti voi ragazzi lo sapete, se volete stampiamo il bilancio dell'Accademia Calcio e lo facciamo vedere a tutti. No, aspetta Silvio, ti voglio rispondere. Io domani mattina con Silvio faccio fatica a mettere su una società, perché o c'è sintonia, c'è voglia di stare insieme, ma se secondo Silvio, Francesco, le parole non le posso dire, è un puntini puntini e Michele è così, professore è così, che senso ha mettere su un progetto del genere? I progetti li fanno gli uomini. Allora io faccio fatica a mettermi insieme ad alcune persone, per tanti motivi, a pelle, non andiamo d'accordo, non ci amiamo, dai, mettiamola così. Capito che dico? Perché se io domani mattina, fino ad oggi con Silvio ho avuto un rapporto di stima, di amicizia, abbiamo fatto sport, ci siamo incontrati. No, ma i personalismi non hanno problemi. Io ti dico. Tu hai parlato di sinergia prima, tu hai detto io ho preso la proporzione della società. Sì. Dici che posso mettere con voi, quindi abbiamo delle sinergia, con le società che fanno attività. Con la totale autonomia, io parlo di totale autonomia. Perché in ogni caso c'è anche un aspetto comportamentale, io faccio fatica a mettermi in società con qualcuno che entra in campo e prenda a schiaffi l'arbitro. Io personalmente non ce la faccio. Abbiamo degli esempi. Non ce la faccio. Volevo solamente contribuire. Una strategia per riportare la gente sullo stadio è solo questa, cioè partire dal basso, perché dall'alto ormai la gente non gli interessa più. La promozione, leggere, non gli interessa più, perché sono soggetti che stanno nel campo, non attirano nessuno. Attirano nel campo se entrano questi ragazzi. Scusami un attimo, un'altra cosa, il progetto. No, io ritengo che intanto almeno io penso, spero sia stato quello che è successo l'anno scorso, in questo caso quello che penso io. Tutto quello che è successo l'anno scorso, l'Accademia, Lucera Torre Maggiore, quello che Torre Maggiore Lucera. Io credo che sia stata una questione anomala, abbastanza vicenda, in cui è prevalso molto lo spirito, il carattere fuori sopra delle righe di certi personaggi, quindi diciamo che se squaccia tutte le cose si poteva fare molto meglio, sia per Lucera. Io spero che quest'anno le cose possano andare meglio, con un accordo, un utilizzo del campo per tutte le società. A oggi non c'è niente. Non lo so se non c'è niente. Ma io spero che ci sia qualcosa. Io spero. Sembra una cosa. Quindi io credo che quello che è successo l'anno scorso, perché qui sappiamo che ci sono certi personaggi dal carattere focoso, diceva il professore Uschkaffer, però ci sono state anche delle provocazioni che poi hanno portato con lo schiaffo a quell'arbitro. Cioè, io sono andato tutti i giorni allo stadio di la vicenda del Torre Lucera, non sono persone. E i personaggi sappiamo come sono, insomma. Non ti
nella maniera più assoluta. Però io diciamo non voglio decontestualizzare, diciamo che siamo stati sottoposti a delle situazioni diciamo abbastanza umilianti da parte della classe abitata, diciamo che lo so, però questo, però diciamo che bisogna anche ricordare questo. Io voglio sperare che tutto quello che c'è stato scorso sia dovuto a un'onda di anomala, diciamo, di situazioni che hanno coinvolto. Però quando Francesco diceva, guarda che se entra l'accademia, sì. Domani mattina il mio ragazzo che esce fuori di qualità dal settore giovanile, ma perché non può passare le luci da calcio? Stiamo là, stiamo insieme. Ma io personalmente ritengo che tutte le forze che debbano concorrere al successo dello sport del calcio e dello sport in generale, facendolo sperando che certi aspetti, certi caratteri, certi personaggi, o comunque le pretese, l'arroganza, si smussino e prevalgano certe cose. Io penso che questa cosa sia diverso rispetto all'anno scorso. Per me quello che è successo l'anno scorso è una cosa anomala, come poi è successo come siano davanti con il campionato eccetera. E poi a parziale conferma del progetto Terza sta il fatto che quest'anno la prima squadra probabilmente è andata avanti grazie al contributo dei Lucerini, o soprattutto dei Lucerini, quindi per far capire che se non ci fossero stati i Lucerini in quella squadra, io ho tanti amici in quella squadra, io penso che la si sarebbe sfasciato tutto molto molto prima. Il Lucerino sì, può anche non prendere la mensilità. Però è venuto anche il sindaco, è vero, anche il sindaco a fare le promesse con lo spogliatoio, ero presente. Sì, non occupare. Il sindaco ha fatto le promesse che avrebbero fatto i soldi. Cioè, non l'hanno mantenuto. Lo so, non va bene. No, però non c'è fatto. Di cose anomale emergenti, che c'è stato anche questo, che si è andato a fare problemi, che non ha mantenuto, quindi diciamo che quello che c'è stato scorso è una cosa, è un pacco di cose che deve essere stoppate insieme a cominciare a obbligo di amministrare lo stipendio, quindi di pagare stipendi che c'è stato. Però per esempio ci sta un imprenditore che ha detto, per dire quando diciamo il fatto della volontà di rispondere, un imprenditore recentemente ha detto che lui non può perdere l'immagine sponsorizzando il calcio. Quindi ciò è una questione di volontà. Visti i risultati dell'anno scorso, probabilmente le società le fanno gli uomini. Io se devo mettere mano al portafoglio e voglio mettere un euro, probabilmente lo do a chi mi ispira fiducia. Sì, lo so, però io mi preferisco. Concludiamo, per far caldo, grazie a tutti. E se qualcuno ci vuole dare una mano come forza lavoro, forza stampa, come mano volante, siamo a disposizione. Grazie a tutti e buona